Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Visto che siamo ancora tutti quanti in quarantena, oggi vi vogliamo dare 3 idee per delle ricette davvero gustose e molto semplici da realizzare. Io sono Elisabetta e in questo canale troverete tantissime ricette golose e sane. Tutte le ricette si possono preparare utilizzando degli ingredienti di facilissima reperibilità che avete sicuramente già dentro casa. Iniziamo subito con la prima ricetta. Ho scelto di fare una pizza buonissima, la ricetta è quella di Benedetta Rossi, che sicuramente tutti conoscete. Ho scoperto questa pizza che è molto molto semplice da preparare ed è anche abbastanza veloce per quello che riguarda appunto la preparazione e le varie lievitazioni. In una bella ciotola capiente vado a versare i liquidi, quindi l'olio d'oliva e l'acqua che è leggermente tiepida. Ok, adesso nella ciotola con le farine vado ad aggiungere il lievito di birra secco e lo zucchero di canna, ma va bene anche quello bianco in realtà. Mescolo e adesso vado a mettere metà della farina con il lievito e lo zucchero all'interno della ciotola con i liquidi. E mescolo bene. Alla fine ho preso una frusta perché così riesco a mescolare tutto meglio. Adesso vado ad aggiungere il sale. E senza mescolare aggiungo subito il resto della farina. Quindi come vedete è davvero semplicissima e per prepararla ci vogliono davvero 2 minuti al massimo. È la cosa più veloce del mondo. Impastiamo bene con un cucchiaio di legno per sviluppare bene il glutine e rendere l'impasto elastico. E adesso lo possiamo lasciar riposare coprendo con una pellicola e l'impasto dovrà ovviamente raddoppiare. L'impasto è lievitato, guardate che bello, è un blob. Comunque adesso lo possiamo mettere sulla carta forno e iniziare a stendere. Vado a mettere un pochino di olio, questo mi aiuterà a stendere meglio l'impasto. Lo spalmo un pochino e delicatamente vado a scaravoltare l'impasto sopra la carta forno. Guardate, è veramente morbidissimo. Adesso vado ad aggiungere anche un pochino di olio in superficie e mi ungo leggermente le mani e adesso delicatamente lo vado praticamente a stendere sopra la carta forno. Questo è davvero un passatempo, la pasta ha una consistenza davvero molto particolare, è morbidissima, mi sento tornata bambina. In questo modo stenderla è anche davvero semplicissimo perché praticamente fa tutto lei. Condisco la salsa per la pizza e vi consiglio di lasciarla a temperatura ambiente un pochino di tempo in modo che poi non ci sia troppo shock termico, perché se mettete la salsa che magari è freddissima da frigo sopra la pizza appena lievitata potrebbe appunto esserci questo shock termico, potrebbe dare un po' fastidio alla lievitazione, quindi la lasciamo riscaldare un po' a temperatura ambiente e la condisco con un filo d'olio e un pochino d'origano. Non metto il sale perché c'era già all'interno della salsa. Posso procedere alla farcitura. Metto sopra la salsa di pomodoro che avevo prima condito e la spalmo bene utilizzando sempre il cucchiaio. Aspettiamo giusto 5 minuti e possiamo infornare. Inforno la pizza a circa 190-200 gradi per 20 minuti. Se dopo 20 minuti il fondo è ancora un po' chiaro, potete metterla sulla parte bassa appunto del forno per far indorare. Ed ecco il risultato, la pizza è veramente stratosferica, è sofficissima, guardate, è proprio una nuvola. Ovviamente la potete condire con tutti i vostri ingredienti preferiti, aggiungere delle verdurine fresche come ad esempio della rucola, del formaggio, quello che volete. Ma vi garantisco che anche così con del semplice pomodoro è veramente la fine del mondo. Andiamo con la seconda ricetta. Prepariamo delle lenticchie in umido con la salsa di pomodoro che sono fenomenali. Per prima cosa laviamo le lenticchie. Io sto utilizzando le lenticchie decorticate rosse. Le metto nel passino e le lenticchie nere o le lenticchie beluga, ma ovviamente potete utilizzare le lenticchie che avete in casa. Prepariamo la base con un soffritto leggerissimo. Vado a mettere in un tegame un filo d'olio
e aggiungo lo scalogno che ho tagliato a pezzettini piccolissimi, potete mettere anche soltanto della cipolla. Aggiungo anche uno spicchietto d'aglio che ho infilzato con uno stecchino, così poi lo posso togliere facilmente. E vado a mettere anche, per profumare, un pochino di maggiorana. Questa è la maggiorana del nostro orticello, si sta iniziando a seccare, che dopo la utilizziamo per il mix di erbette aromatiche. Aggiungo anche un pochino di salsa di soia, la vado a mettere al posto del sale, se non l'avete mettete un pizzico di sale. E adesso lascio sprigolare tutto quanto dolcemente, non c'è bisogno di far soffriggere troppo gli ingredienti. Aggiungo adesso le lenticchie, la salsa di pomodoro e dell'acqua. La metto anche nella ciotolina così raccolgo bene tutta quanta la salsa, cercando di non fare danni. Ok, e adesso la vado a mettere tutta. Mescolo velocemente e lasciamo cuocere tutto quanto a fuoco abbastanza dolce. Le lenticchie dovranno ammorbidirsi bene, quindi considerate una cottura di almeno una mezz'oretta. A metà cottura posso togliere lo spicchio d'aglio, mescolo e ricopro con il coperchio facendo continuare a cuocere. Le lenticchie sono pronte, ragazzi, guardate che belle, hanno un profumo davvero buonissimo. Alla fine hanno cotto all'incirca 45 minuti, i tempi di cottura variano molto a seconda della qualità e della tipologia di lenticchia che utilizzate. E aggiungo sopra un bel giro d'olio, dei crostini di pane e completo anche con qualche fogliolina di timo. È un piatto semplicissimo, ma vi garantisco ha un sapore buonissimo, è proprio un comfort food. Possiamo preparare i biscotti. Io ho già messo in una ciotola la farina che utilizzeremo di riso, così saranno senza glutine, e adesso andiamo ad aggiungere semplicemente il resto degli ingredienti, sono facilissimi. Vado a mettere un po' di zucchero di canna, aggiungo anche il cocco grattugiato o cocco râpé, le gocce di cioccolato, un pochino di lievito per dolci, l'olio di semi e inizio ad impastare aggiungendo poco alla volta il latte, latte che utilizzo di riso e cocco. In forno hanno cotto a 180 gradi per circa 12 minuti. Hanno una cottura infatti molto veloce. Guardate quanto sono belli e soprattutto quanto sono buoni. Mi raccomando, fate attenzione perché potrebbero bruciare in un attimo. Appena vedete che si iniziano a dorare, li potete togliere dal forno. Ragazzi, dove devo guardare? Sono proprio buoni, cioè proprio buoni, 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 super coccosi. Adesso noi dobbiamo lasciare qualcuno per le foto, perché sembra che mangio soltanto io, in realtà là dietro c'è Federica che se li sta mangiando insieme a me, e qualcuno lo dobbiamo assolutamente salvare, se no niente foto. Io spero tanto che queste ricette vi siano piaciute. Oggi come non mai è importantissimo restare a casa e il nostro pensiero va a tutte le persone che lavorano in prima linea, i medici, infermieri, tutto il personale degli ospedali, le strutture sanitarie, ma anche tutte le persone che sono costrette in un certo modo a dover lavorare ancora al pubblico. Quindi ragazzi, vi pensiamo tantissimo e quello che possiamo fare noi è appunto stare a casa, evitare di andare in giro. Perciò mi raccomando, cucinate queste belle ricette, così la quarantena diventerà un motivo di ingrasso. No, ovviamente scherzo, però sarà sicuramente più piacevole stare a casa. Vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo mercoledì prossimo, sempre qui sul canale alle 2. Ciao!